Siamo a Edimburgo, fuori al centro congressi della città, dove si svolge il primo forum mondiale sul capitale naturale, un progetto mosso dalle principali banche e istituzioni finanziarie del pianeta che mira a dare un valore economico e monetario a qualsiasi cosa in natura, dai servizi degli ecosistemi all'acqua, per creare un nuovo grande mercato finanziario basato sulla natura per generare profitto per banche e istituzioni finanziarie a danno delle comunità locali, a danno dell'ambiente. E riteniamo centrale protestare oggi per fermare questo progetto, che è assolutamente una follia, probabilmente irrealizzabile, è impossibile dare un valore economico all'intera natura, ma è necessario fermarlo subito prima che si generino mercati come il mercato del carbonio, che sono destinati a fallire, sono destinati a generare profitti solo per pochi e soprattutto sono destinati a ritardare quelle scelte di cambiamento del modello di sviluppo che sono l'unica soluzione per dare una risposta alla crisi ecologica del pianeta.